Dopo la chiusura notturna dell'acqua, a giorni alterni si alzano le lamentele di molti cittadini perché non sanno mai quale le serate di chiusura. Il problema è che l'amministrazione comunale comunica le serate di chiusura nel tardo pomeriggio solo attraverso Facebook. Purtroppo in pochi riescono a recepire la notizia perché tanti cittadini, specie gli anziani che non hanno telefonino o computer, non sono a conoscenza della decisione dell'amministrazione comunale. Ecco, visto che siamo con il sindaco, desideriamo approfittare un pochettino per una problematica che c'è nel paese, che si può risolvere benissimo perché sappiamo che il sindaco è sensibile. Mi chiedono e faccio mia la domanda al sindaco degli anziani, perché ogni qualvolta viene chiusa l'acqua la sera, gli anziani non lo sanno, perché non sono su Facebook. Ecco, anche io sindaco, una sera sono rientrato alle 11, dovevo fare la doccia, sono dovuto andare a una fontana pubblica per prendere l'acqua dove viene. Ecco, quello che mi chiedono gli anziani è, noi non abbiamo il computer, noi non andiamo su Facebook, possiamo essere avvisati diversamente? Cioè, solo questo chiedono, non è una polemica, sindaco, sì, è una cosa risolvibilissima. È una posizione giustissima questa, è una posizione giustissima. Abbiamo certamente qualche difficoltà, ti spiego perché, Ugo, perché noi abbiamo un dipendente che mandiamo ogni giorno a controllare l'acqua. L'ultimo controllo lo fa verso le 6 di sera e noi a quell'ora stabiliamo se dobbiamo chiudere o non dobbiamo chiudere. Ora, gli ultimi due giorni non abbiamo chiuso l'acqua. Ieri sera alle 6, quando ha fatto è andato, perché se va alle 3 può darsi che il bacino sia ancora sufficiente e quindi ci potrebbe ingannare. Invece, andando verso le 6, la situazione è notevolmente più chiara e quindi abbiamo questo tipo di difficoltà. E ieri sera siamo stati costretti a chiudere e quindi abbiamo mandato su Facebook, abbiamo avvisato a nome i locali, perché quelli che ne risentono di più sono i locali pubblici, siamo andati ad avvisarli subito. Certamente dobbiamo vedere come fare per poter avvisare tutti i cittadini, ma non è facile perché il tempo è minimo, perché noi, ti ripeto, andiamo alle 6 a verificare se l'acqua è sufficiente o non è sufficiente, quindi non abbiamo, è un problema di tipo organizzativo, cioè dovremmo organizzarci con un megafono, con qualche altra cosa per poter, e non, molte volte non abbiamo il tempo necessario, quindi vedremo se possiamo avviare a questo, anche perché penso che il problema dell'acqua sia un problema che in parte dovremmo superare, perché noi abbiamo fatto tutti i controlli, sono venuti quelli della Sorica, hanno controllato tutto, l'acqua arriva un certo quantitativo di acqua che gli altri anni bastava, quindi arriva la stessa quantità di acqua. Quest'anno, siccome abbiamo avuto un afflusso di gente notevolmente superiore rispetto al previsto, è chiaro che qualche lieve disagio, perché poi sono stati lievi disagi, nel senso che abbiamo chiuso in tutta la stagione estiva 4-5 sere, non tutte le sere, perché viene meno non l'acqua che noi abbiamo, viene meno l'acqua del Mar Marico, quindi ne risentiamo noi, ne risente Stilo la sta chiudendo tutte le sere quasi, e ne risentono anche i comuni di tutta la zona ionica, perché purtroppo c'è stato un periodo di siccità e c'è stato un ritorno notevole di gente, ed è chiaro che ci può essere questo lieve disagio, anche se devo dire che il disagio è stato lieve. Di contro posso dire che non abbiamo avuto problemi con la spazzatura. Con la spazzatura mi pare che il paese è più pulito, perché non esiste la spazzatura viene raccolta regolarmente. Se andate nei paesi vicini vi rendete conto delle differenze che ci sono tra noi e gli altri, perché abbiamo iniziato un percorso di raccolta differenziata in via sperimentale che sta dando dei buoni risultati, e se ci sarà la massima, perché attualmente non c'è la massima, cioè i cittadini in generale hanno risposto, però devono rispondere tutti, se ci sarà la massima collaborazione dei cittadini, noi miglioreremo ancora di più il servizio.